Rilanciato dal colpaccio di Foggia, ma reduce dall'eliminazione in Coppa Italia, il Latina vuole riappropriarsi dei tre punti davanti al proprio pubblico. Non vince infatti al Francioni dallo scorso 25 ottobre, ma di fronte a una delle squadre del momento, il Sorrento che reduce da quattro risultati utili consecutivi e che vorrebbe riscrivere la sua storia visto che non ha mai vinto sul campo del Latina. Si comincia agli ordini del signor Cherchi, un sorrento che parte subito con il piglio di imporre il proprio gioco. Anche se la prima emozione la regala in Latina sui sviluppi di una rimessa laterale. Pallone che viene rimesso al centro da De Santis. Fella preferito a Del Sole nel ballottaggio nel trecento scelte da Di Donato. Non riesce a trovare l'angolino. Si salva Del Sorbo. Ancora una volta confermato tra i pali dopo i tre clean sheet consecutivi nelle ultime tre giornate. Al primo a fondo passa il Sorrento. Destro dal limite da parte di Sala. La respinta Corta di Cardinali si avventa Martignago che trova il secondo gol in stagione. Un gol che rompe l'equilibrio dopo appena 13 minuti. Niente da fare per il portiere del Latina, poco reattivo nella circostanza. Chiudere soprattutto su Sala che ispira e poi il tapin vincente dell'attaccante di Montebelluna che torna a colpire. Ultimo gol segnato nel mese di novembre. E ancora Sala tra i più in forma a fare questa volta. Tutto da solo. Lascia poi a Martignago che cerca al sinistro a rientrare. Palla fuori non di molto. Si vede pochissimo. Latina, rifornimenti pressoché nulli per Bomber Mastroianni. Poi sulla sua sponda prova Fella a correggere in porta, si esalta del sorbo. Classe 2004 ha preso il posto dello squalificato Marcone. Nel finale c'è spazio ancora per una palla gol per Sale, per il Sorrento che va ad un passo dal raddoppio, anche ad inizio ripresa con Di Donato che cambia due pedine, inserendo del sole e Paganini. E ancora Sala a mettere i brividi con questo destro a spiovere, la dedica ad un tifoso della Latina che non c'è più il popolo laziale che prova a spingere la squadra nerazzurra alla rimonta. Proprio Paganini passa così su Loreto. Guarda in mezzo all'area, pallone che arriva a Riccardi che forse la toglie a Crecco. Conclusione che si infrange sul volto di un avversario, ci prova allora su palla inattiva cittadino, pallone che scende, la toglie dall'incrocio dei pali del Sorbo che risponde ancora una volta, un'imbattibilità che prima di questo match era già di 310 minuti per il Sorrento e che prosegue anche sul tentativo da fuori da parte di Riccardi. Sono gli ultimi assalti di un Latina che perde compattezza col passare dei minuti e tanto per cambiare sala al minuto 74 ispira per il raddoppio firmato da Ravasio che entra dalla panchina per trovare il suo quinto gol in stagione e in un'esultanza la Cristiano Ronaldo aveva preso il posto proprio di Martignago. Viene ammonito ovviamente per essersi levato la maglietta. È un gol che però ipoteca i tre punti. Entra anche messori dalla panchina e va vicinissimo al minuto 90 al gol del 3-0. Si arrabbia tantissimo. Buona volontà che viene ignorato. Dopo quattro di recupero, finisce col Sorrento che fa la storia. Prima vittoria a Latina di sempre. Quinto risultato utile consecutivo e zona playoff distante appena due punti.